condizioni meteo ottimali, cielo sereno, temperatura ideale per una partita di calcio. Un grande benvenuto agli amici da casa. Pierluigi Pardo e Lele Adani sono pronti a raccontarvi l'emozione di questa sfida. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Gara che promette spettacolo tra Hellas Verona e Roma. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio. E speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Hellas che si schiera in campo con questi effettivi. Adottano un 3-4-3 con una evidente ispirazione offensiva. Una punta centrale affiancata da due esterni rapidi, bravi nell'uno contro uno, che potrebbero fare la differenza con la loro velocità. Ecco l'11 iniziale con cui scendono in campo gli ospiti. Tra i pali c'è Svilar. Per la difesa il tecnico ha scelto di schierare Angeligno con Gianluca Mancini al centro. Lorenzo Pellegrini insieme a El Shaarawy largo sulla fascia. Davanti spazio a Paolo Dybala come unico terminale offensivo. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Duda prova a farla filtrare. Duda legge bene e interrompe l'azione avversaria. Dybala. Brutta circolazione di palla dell'Hellas. Davidovic. Coppola. Lazovic. Duda. Si ricorda il gentile pubblico che la direzione dello stadio non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali oggetti smarriti. Grazie. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione per il Verona. Adottano una tattica molto prudente fin qui. Legge bene una situazione pericolosa. Mattias Soulé. Proseguono nell'avanzata. Riconquista un pallone importante. Davidovic. Coppola.
guadagna metri. Duda. Alla palla del possibile vantaggio. Respinge il difensore. Prova a costruire qualcosa. Carica il tiro. Tiro ribattuto. Duda. Davidovic. Davidovic. Duda. Celik. Recupera palla Lellas. Duda. Coppola. Davidovic. Duda. Davidovic. Finisce qui la prima metà di gara con le squadre che abbandonano il terreno. Dybala è uno dei migliori, ma quest'oggi insomma sembra un po' in difficoltà. È mancato fin qui il suo apporto in fase offensiva, deve cambiare marcia se vuole aiutare la sua squadra a sbloccare il match. Si riparte dunque, l'obiettivo è quello di rimanere svegli dopo 45 minuti non proprio esaltanti. Sarà posto in palio, sarà la paura di sbagliare, fatto sta che entrambe le squadre hanno fatto il minimo sindacale per trovare il gol nei primi 45 minuti. Speriamo che la musica cambi in questa ripresa. Mattias Sule. Attenzione a Dybala qui. Dybala sblocca il match. Rivediamo il gol da un'altra angolatura, un concentrato di rapidità, opportunismo, senso della posizione. Ha avuto un sacco di spazio e ne ha approfittato. L'allenatore non è riuscito a trattenere la propria gioia, è schizzato in piedi al gol, avverte l'importanza del momento. Risultato sbloccato dunque, finalmente adesso cambia tutto, tatticamente, psicologicamente. Coppola. Possesso Hellas. Farà schermo al pallone con il corpo. Non può sbagliare. Parata eccezionale questa. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Sceglie la soluzione ravvicinata. Ha calciato solo di potenza, mancando il bersaglio. Pellegrini. Brian Cristante. Sulle. Cristante. Guadagna metri. Bravo nel saltare l'uomo. Mattias Sulle. Non può sbagliare da lì. Bravo il portiere a dire di no.
Duda. Decidono di arretrare il baricentro come se volessero farsi attaccare. Ottimo l'intervento a sventare la minaccia. Sulle Cristante. Sulle. Attenzione a Dybala qui. Rete! Arriva il raddoppio. Questa è l'azione del gol. Ha battuto il portiere con una conclusione sotto misura. Abbiamo visto gol più difficili, è vero. Ma l'importante alla fine è farsi trovare pronti per metterla dentro. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Attaccano con più elementi. Prende la mira e calcia. Bravo qui il portiere. Crossa nel mezzo. Difensore spazza in qualche modo. Hanno metri a disposizione. Celik. Dybala. Sulle. Tocco verticale interessante. E c'è il gol che serve a mettere al sicuro il risultato. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro il compagno. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Gol che scatena le ire del tecnico in panchina. Le sue urla mi sa che si sentono anche da casa. Ce l'ha con la squadra che oggi non sta davvero disputando la sua miglior partita. Con il numero 19, Zeki Celik. Duda. Davidovic. Protegge palla col corpo. Riceve Lazovic. Ottimo l'intervento sull'avversaria. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Pellegrini. Protegge palla con il corpo. Dybala. Intervento puntuale del portiere che si tuffa e evita il peggio. Va con il tocco corto. Pellegrini, suggerimenti in area. Si guarda attorno per cercare una soluzione. Ci ha messo il corpo e allontanato. Palla in out, sarà rimessa laterale. Duda. Arriva il triplice fischio dunque con la vittoria della Roma. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Può essere giustamente felice per come è andata oggi. Ha messo la sua firma su questo successo con una prestazione di ottimo livello.